non si gioca coi sentimenti, non ho giocato mai. Ma se dai retta a quel che senti, quanti guai. Io non volevo ferir nessuno, eppur l'ho fatto, sai. Chissà cosa darei, ma è troppo tardi ormai. Bentrovati, ricordate, si è parlato la scorsa puntata con il presidente dell'Olbia Calcio, Franco Rusconi, imprenditore, ex calciatore, ma sicuramente grande amante del calcio. Ben ritrovato, buongiorno ancora una volta. Amante del calcio e della vita. Amante del calcio, naturalmente della vita, certo. Intanto guardi, dico subito, come gli è venuta questa voglia poi di prendere in mano le redini di questo Olbia Calcio? Io ho sempre pensato che l'Olbia sia una città importantissima e ancora sottovalutata. Importantissima perché è la città della Costa Smeralda. La Costa Smeralda è conosciuta in tutto il mondo, per cui Olbia è conosciuta in tutto il mondo. Ha un aeroporto magnifico, ha un porto altrettanto valente, per cui ha tutte le caratteristiche per essere la grande città. In considerazione di queste considerazioni che facevo, l'Olbia Calcio era indietro rispetto alle posizioni che potrebbe avere. Olbia non potrebbe giocare nel girone europeo, perché per come è conosciuta in Europa e nel mondo. E per cui ho detto, qui il calcio va visto, va preso con molta più attenzione. Però non avevo intenzione di investire personalmente, perché mi consideravo un po' anche vecchio. Anche se il mio spirito è molto giovanile e non mi sento gli anni che ho, io ho 68 anni, non mi sento, mi sento un ragazzo in un certo senso, ho lo stesso spirito d'avventura che avevo da ragazzo, lo continuo ad avere, e evidentemente è stato questo senso dell'avventura che mi ha portato verso questa nuova esperienza. Ma prima di pensarla personalmente, l'ho pensato di passare a qualche ragazzo più giovane di me che conoscevo, che ho conosciuto nel lavoro, che ha fatto soldi. E ne ho parlato con alcuni a Milano e nella mia città dove sono vissuto, a Brescia. Ho trovato della gente interessata però i giornali hanno parlato soprattutto di me, perché ero io davanti al gruppo. Il gruppo non era conosciuto, ero conosciuto io. Perciò hanno parlato i giornali, mi ha messo sul giornale, mi ha fatto. E lì ho capito che la gente mi avvideva con simpatia. E questo mi ha fatto molto piacere e mi ha fatto riflettere, così mi è piaciuta la cosa, che Olbia mi vedesse con simpatia, perché io alla Sardegna devo molto, devo tutta la mia, chiamiamola, da gioventù fino ad oggi, sono cresciuti i miei figli in un posto magnifico, e per cui sono riconoscente a questa terra. È lì quindi che nasce comunque la voglia di prendere l'Olbia Calcio. Lei ha parlato comunque di, nel prossimo futuro, di portare questa città e questa squadra comunque a livelli ancora più alti. Sì, ma volevo fare l'ultimo passaggio, forse mi sono dilungato e non cercherò di essere più sintetico. La morale è che si ritirano i miei amici, io rimango solo. Rimanendo solo ho detto, qui non ho voglia, di fronte a questa gente che mi ha fermato per strada e ha sperato in questa squadra che pensava che facessi tutta io, e ho deciso che fosse giusto che mi prendessi le mie responsabilità, ed è per questo che ho comprato l'Olbia dall'amico mio Mauro, il quale stimo moltissimo, e anzi lo saluto con molto affetto, e che mi ha dato anche la possibilità di avere questo tipo di esperienza che a me piace molto. Abbastanza, sembro mite come carattere, invece ho dentro il fuoco, ho dentro la voglia di vincere ancora, ho voglia di sfida. Tutta la mia vita è stata tutta una sfida come quella quando ho smesso di giocare per andare a casa, non sapevo che sfida fosse, ma è una sfida, e altre sfide anche di livello
chiamiamola più leggere, ma sempre la sfida mi ha interessato. E questa sfida l'ho accettata anche con l'Olbia. Quindi la promessa è che ho la speranza, ecco, voglio dire. Allora, io le sfide le faccio per vincere, non le faccio per perdere, anche se molte sfide sono state perse, perché non si può vincere tutto. E sarebbe troppo bello e troppo comodo. Comunque, la mia sfida è di portare l'Olbia in più alto, dove io ho pensato, quando ho iniziato a parlare dell'Olbia internazionale, io voglio portare l'Olbia il più alto possibile, il più alto che posso. Magari sarà uguale adesso, però la mia voglia è quella di portare l'Olbia almeno in Serie B. Un bel pensiero e anche un bel impresa. Sicuramente la città di Olbia meriterebbe questo premio. Sicuramente meriterebbe questa. Io ve l'ho detto prima, che l'Olbia come città, e poi ho conosciuto i tifosi, e i tifosi come si sono rivolti a me con simpatia, mi hanno accettato con simpatia e un certo così con stima, e me l'hanno fatta capire in moltissime situazioni. Quando vado allo stadio, quando sono per strada, quando mi fermano donne, bambini, vecchi, giovani, evidentemente la città mi ha dimostrato un affetto che merita di essere ricambiato, ma al di là di questo affetto che io sento moltissimo e che voglio ricambiare con un successo, è che la mia ambizione è quella di portare l'Olbia nelle giuste dimensioni di quello che può essere il suo spazio calcistico. Noi, guardi Presidente, noi la ringraziamo per questa intervista, ringraziamo voi che ci avete seguito fino a questo momento, speriamo per la città di Olbia e per il Presidente, che è così motivato e così fermo nelle sue idee, in questa voglia che tutto questo succeda, lo speriamo col cuore. Spero per me, ma prima di tutto per tutti i tifosi che hanno avuto fiducia e che con simpatia mi continuano a seguire. Spero che l'anno prossimo lo stadio si riempi. Già quest'anno è già andata benino, l'anno prossimo benino come affluenza, meno bene come risultato, e l'esperienza mi insegnerà qualcosa di meglio per poter fare di meglio l'anno prossimo. Noi Presidente la ringraziamo, la salutiamo. Per quanto riguarda me e il mio programma, noi il prossimo anno verremo spesso a trovarla, perché lei, devo dire, è una persona che a me piace molto, molto simpatica e molto forte. La ringrazio di cuore. E altrettanto la simpatia l'ho io per lei, e le auguro anzi che nella sua attività artistica lei possa avere tante soddisfazioni, come per me, a me sembra che lei le meriti. Io sono stato un po' nel campo artistico, ho vissuto un pochettino con tanti amici, e lei ne ha tutte le qualità per poter essere una persona importante in questo campo così affascinante. Grazie Presidente, arrivederci. Grazie a lei, buonasera. Arrivederci a tutti.